Salve a tutti, siamo Anna Sciarretta e Nicolò D'Abbate della scuola secondaria di primo grado di Labello San Critico, istituto comprensivo Camese, Campobasso, in rappresentanza della regione Molise, e siamo qui per presentarvi per la lezione teatro in rappresentanza della regione Emilia Romagna da Bologna. I ragazzi della classe seconda C della scuola media Besta presentano il progetto Vortice di Sogni. Il viaggio nella poesia sui sogni veleggia dal mondo della classicità greca per approdare alla poesia contemporanea. Nel viaggio incontriamo momenti significativi della letteratura, per lo più occidentale. Il percorso spazia dal sogno desiderio al sogno incubo, tra testi d'autore e creazioni dei ragazzi stessi. Musica e movimento interpretano le parole dei poeti, amplificandone il messaggio con l'intensità del gesto. Buona visione. Thank you.
circondata tutto intorno da una foresta, i cui alberi erano altissimi papaveri e mandragole, sorvolati da una gran folla di pipistrelli. Nell'isola, infatti, nasce solo quel tipo di uccelli. Per quanto riguarda i sogni, essi non erano tutti di una maniera, ne avevano la stessa natura, ma ce n'erano di belli, lunghi e piacevoli, e altri piccoli e folli. C'erano sogni che parevano d'oro, e c'erano anche quelli miseri e volgari. Tra di essi ce n'erano anche alcuni con le ali, mostruosi, altri ancora agghindati come per una sfilata, truccati da re, da dei e via dicendo. Alcuni di essi li abbiamo persino riconosciuti, sogni da noi già visti tempo prima, che ci vennero incontro. Ci sequestrarono e ci ficcarono a letto e ci promisero anche di farci diventare satrapi o re. Rimanemmo a dormire presso di loro per 30 giorni e 30 notti ed era uno spasso.
Voglio una maschera, un viso nuovo. Chi mi importa? Da ora in poi ti devi pure compresso la faccia. Ci penseranno queste mandibole ad arrossire per me. Quando andremo alla festa, ma che cosa diremo? I Capuletti non ci hanno invitato. Non andiamo mica per provocare, ma già quando salti ce ne andiamo. Io so che le nostre intenzioni sono buone, ma sento che non dovremmo andare. E perché di grazia? Perché ho fatto un sogno stanotte. Oh, per quello anch'io. E che cosa hai sognato? Che i bugiardi sognano assai. Sì, è vero, ma quando dormono gli occhi aperti? C'è stata allergia a mamma a letto con te stanotte. La regina madre. E chi è? La levatrice delle fate, una streghina più piccola della pietranella di un assessore comunale. Arriva al galoppo sul naso di chi dorme, in un cocchio tenato a cuspiglia. I raggi delle ruote sono lunghe zampe di grillo. Il mantice è fatto di ali di cavalletta. Vedi il sottilissimo vago di nonna. E la quadrappa di umili raggi di volatori. E la frusta cracca per le ossa di mosca e di formica! E in questo stato galoppa il cervello degli amanti e fa delirare l'amore! Sulla bocca delle dame che subito sognano baci, ma spesso la pelle da mano le impeste di bolle, pecano la boccuccia che puzza di marcio. Altre volte si perde a giudicare il naso di un parco di campagna e li fa sognare e vendono fritti. Amen! Altre volte passa solamente un soldato e li fa sognare un inciso cazzo, scaluzzi, accostati, fai toledo, lui da furbi che si sveglia e dorme in grattato. Spegne un paio di volte e torna a dormire. E lei, ma perché gli volte le entrate e intenzioni che viene giumenti, guardate, guardati! E lei la strega che quando le fanciulle dormono tutti le volte addosso le gambe le bambelle e le intende farti caricare. E lei, ma basta mio puzzo, basta, tu parli di niente. Giusto, io parlo dei sogni che sono figli della mia vagabonda e soltanto di vana fantasia, la meno sostanza dell'altro ci pone le gelide gole nel nostro e poi fugge al sud in cerca di salute.
sarà sicuramente frutto della mia immaginazione. Ma no, che dici? Sono reale, davvero? Ok, hai vinto, sei reale. Ascolta, Pinocchio, ho sentito che dici tantissime bugie. Ma chi te l'ha detto? Non è davvero? Anche anch'io. Ma allora potrebbe essere fatta di bugia? Sì, mi piace, fatta di bugia. Sì, fatta di bugia, urrà, urrà! Ma aspetta, Pinocchio. Cosa c'è? Ma chi è che ha detto più bugia tra me e te? Non sapevo, facciamo così, siamo pari. Ok, adesso siamo... Ok. Allora se siamo pari, addio fatta di bugia. Addio. Thank you.
sembra di forse dimenticare e risolversi e rifiutare le schematiche figurazioni della dialettica. Sa, le cose di tutte secondo forza. Secondo forza? Che forza? La forza è sistematrice il carattere, questa gloriosa lampada a petrolio che ci fuma di dentro, che ci fa il filo e ci fa nere di bugie di niente. Di bugie mentorie, grasse, bugiardosissime. Ah, e alla buona opinione, per sé sola. Ma sognare è un lungo fiume profondo, che precipita una lontana sul cima, ripullo la mattina della verità. Un sogno che scende verso il cuore, che si deve essere. Un sogno che si deve essere. Acre come un frutto, un mormorio che vuole tutto. La luna, sulla luna non ho niente da dire. Il cade, sul cade non ho niente da dire. È il sospiro, è un grido, è lo spasimo, è lo strido. La città, sulla città non ho niente da dire. Il cuore, sul cuore non ho niente da dire. Il silenzio, per sempre, fatto a pezzi. Il sordo scompaglia i resti, il sole, o mostro, o gorgone, o medusa, o mostro, o sole. Il sogno, frutto dello spazio.
sogno nuoto come un pesce nel mare. In sogno vivo un'avventura spettacolare. In sogno viaggio in eterno in mezzo alle mie parole, a me, ai miei pensieri, alla mia felicità. Noi siamo fatti di vita e di sogni. Un ringraziamento anche alla referente del progetto, la professoressa Anna Giulitta di Di Diorio ed Antonello Bocetti. Grazie e buon proseguimento a tutti.